Questo è l'asso che ha calato Apsan il giorno del lancio del DJI Mavic 3. No ragazzi, non ci siamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non mi sono ancora totalmente ripreso dopo aver visto appunto il drone che ha presentato Apsan oggi, cioè lo stesso giorno in cui DJI ha presentato il suo Mavic 3, questo drone, probabilmente il miglior drone in assoluto che viene venduto come drone consumer, anche se di consumer ormai è rimasto poco, però sicuramente un drone fantastico e soprattutto molto costoso. E Apsan, come sapete, come nel video che ho fatto ieri, vi avevo detto che oggi avrebbe presentato un nuovo drone, poi settimana prossima probabilmente una nuova versione e la settimana ancora dopo un'altra versione. Ma questa prima versione, ragazzi, è imbarazzante. È imbarazzante perché, uno, hai lanciato un drone lo stesso giorno in cui DJI lancia il Mavic 3 e tu l'hai lanciato con un'estetica praticamente identica a quella che era il DJI Air 1 prima versione, che era un drone del 2018. Cioè questi hanno lanciato adesso un drone con la stessa identica estetica del DJI Mavic Air prima versione. Quindi di fantasia non ne hanno avuta per niente, neanche nel fare un drone nuovo hanno praticamente copiato l'estetica di quello. E cosa ancora più assurda, che hanno fatto un drone che loro chiamano asso e l'hanno fatto pesare 543 grammi. Quindi la mia domanda è: hai fatto un drone con un'estetica che DJI aveva proposto ormai quasi 4 anni fa, hai fatto un drone che pesa 543 grammi, quindi sei sopra ai 500 grammi, quindi sei nella stessa identica categoria di un Mavic Air 2S, di un Mavic Pro, di un Mavic, quello che vuoi, quindi un drone nella categoria, se vogliamo, peggiore per un discorso di peso. E in più Apsan, che come sapete ormai è la numero uno del marketing peggiore in assoluto, cosa ha fatto? Ha fatto questo drone con queste cose senza senso, ma ha peggiorato ulteriormente la situazione mettendogli le stesse praticamente identiche caratteristiche del Zino Mini. Allora, non parlo del Zino Mini Pro, cioè lui, e non parlo dello Zino Mini SE, perché in questa versione di Apsan Ace SE, questo drone appunto chiamato Asso SE, le caratteristiche sono del Apsan Zino, cioè praticamente lo Zino Pro, cioè lui, senza i sensori, questa versione che ho già criticato perché non ne trovo il senso di esistere. Quindi ha preso quelle caratteristiche dell'Apsan Zino non Pro e le ha messe dentro a questo drone. Quindi abbiamo lo stesso Active Track, abbiamo lo stesso radiocomando, abbiamo qua meno minuti di autonomia di volo, quindi abbiamo anche un peggioramento nei minuti di volo, abbiamo lo stesso sistema di comunicazione SyncLX 3 per entrambi i droni. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo pure un sensore più piccolo qua rispetto a quello che abbiamo sull'Apsan Zino Mini o Mini Pro. Non abbiamo i sensori anticollisione come non li abbiamo sull'Apsan Zino Mini. Quindi ragazzi, cos'ha di asso questo drone? Ma chi mi spiega perché Apsan ha creato questo drone? Ma soprattutto la mia domanda è: chi lo compra? Perché io dovrei comprare lui a 452 euro e non comprare lui, cioè l'Apsan Zino Mini, cioè quello non versione Pro, quindi la versione quella che è identica al Pro ma senza i sensori, a 498. Quindi io qua con 498 euro ho in più 249 grammi di drone che mi permette di utilizzare il drone senza attestato, di volare in situazioni e in aree dove con quell'altro non ci posso volare. Ho un sensore della fotocamera più grosso, quindi in teoria una migliore gestione della luce, e in più minuti di volo. E mi costa alla fine, confrontiamo bene il prezzo, c'è di differenza circa una quarantina di euro, dai 40 ai 50 euro di differenza. Ma tutta la vita l'Apsan Zino Mini, perché dovrei acquistare quel coso lì? Uno, è bruttissimo perché mi ricordi un drone del 2018, e poi
ho delle cose inferiori, ho limitazioni per il peso, cioè assurdo, assurdo. Io Upsell non l'ho mai capito a livello di marketing e tuttora non la capisco. Una volta tanto che gli era venuto qualcosa di buono, cioè l'Upsell Zino Mini Pro o l'Upsell Zino Mini SE, stranamente gli era venuto qualcosa di buono, qualcosa anche di alto livello. Ma poi ricadono sempre nel loro stile ed è uno stile, ragazzi, veramente, veramente deludente, uno stile da non copiare assolutamente perché è assurdo, è assurdo. E questa è la versione SE. E in teoria, per quello che posso capire io, questa versione SE è il primo di tre versioni, quindi poi ci sarà una versione probabilmente media e poi ci sarà una versione Pro. Però anche se nella versione Pro mi dai qualcosa di Pro, ma cos'è che mi puoi dare su un coso del genere? Adesso guardiamolo bene, cioè ci siamo capiti che drone è? Ci siamo capiti il design? O nelle altre versioni mi cambi anche il design? Non penso, perché, però se il design rimane questo, ragazzi, che cosa mi dai in più? E poi parliamo comunque sempre di un drone che aumenterà di prezzo in base alla versione. Non ci siamo, non ci siamo, Apsan, altro che asso. Cioè, questo drone che era apparso già nell'applicazione di Apsan, chi ha un drone Apsan lo sa che era già apparso diciamo nell'elenco dei droni disponibili da utilizzare con quell'applicazione, era già apparso appunto nell'ultimo aggiornamento dell'applicazione. Però io pensavo che è vero che si chiamava Asso e lo vedevo che si chiamava Asso, ma mi aspettavo che fosse uno scherzo a questo punto, che il giorno che tu sfidi DJI lanciando un drone, lo stesso identico giorno del lancio del Mavic 3, stessi anche tu lanciando un drone di un certo livello, non una ciofeca di questo tipo, cioè un drone non inutile. È inutilissimo, ragazzi. Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, perché io non ho più nemmeno gli aggettivi per descrivere quanto Apsan sia vergognosa. È assurdo da come è la gestione di marketing di questo marchio, assurdissima. Cioè, non ero talmente contento che finalmente un altro marchio era riuscito a produrre un drone da 249 grammi con qualità davvero eccellenti, cioè da essere per tanti aspetti meglio del Mini 2. Cioè, ho detto, cavolo, finalmente Apsan ha fatto quel salto di qualità, sia costruttivo che anche ingegneristico, cioè in tutto. E invece adesso, pam, rifiondati nel loro vecchio stile, stile penosissimo. Quindi, ragazzi, non so, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo Apsan Ace o Apsan Asso, chiamatelo come volete, ma sempre una ciofega, secondo me, rimane. Che lo chiamate Ace o Asso, sempre una ciofega rimane. Quindi, ragazzi, questo era solo un mio video perché ero tantissimo curioso di vedere come fosse questo drone di casa Apsan, più curioso del Mavic 3, come vi ho detto nel video di ieri, perché comunque Mavic 3, sì, fantastico, l'abbiamo visto adesso in tutto il suo splendore, ma non abbiamo scoperto niente di così nuovo di quello che si sapeva già prima dal punto di vista delle caratteristiche. Qua invece per Apsan mi aspettavo di vedere wow, non quella ciofeca che si vedeva già nell'applicazione, di vedere qualcosa di nuovo, di vedere veramente un asso da parte di Apsan. E invece qua di asso c'è poco, c'è più un 2 di picche secondo me. Comunque, ragazzi, se questo nuovo drone di casa Apsan, che io avrei chiamato 2 di picche e non asso di sicuro, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi ai miei canali Telegram Offerte, quelli dove pubblico tutte le offerte e quello dove pubblico le cose che metto in vendita, che ho recensito, che ho usato praticamente una o due volte. Quindi sono due canali Telegram, li trovate tutti qua in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione o una novità, anche se vergognosa come questa, ma sempre una novità rimane. Ciao.